Stratocaster, Telecaster, SG. Finora abbiamo affrontato tre importanti punti cardinali della chitarra elettrica. Ne manca uno di quelli obbligatori e lo affronteremo nella puntata di oggi. Già impossibile, quando si parla di chitarre elettriche, non parlare anche di lei, Sua Maestà Les Paul. Avremo oggi modo di parlare di nuovo di Vintage, il marchio creato da Wilkinson, di cui ho avuto già piacere di parlare nella puntata della Vintage USA 850, e di cui oggi vedremo l'ottimo lavoro anche in ambito Les Paul, con una eccellente copia chiamata V100. Coglieremo l'occasione, presentando questa replica, per affrontare anche una delle chitarre più importanti della storia del rock e delle chitarre elettriche solid body. Abbiamo avuto modo nelle precedenti puntate di indicare come la Telecaster fu effettivamente la prima chitarra solid body a essere prodotta in serie e a essere introdotta nel mercato. Il primato di prima chitarra elettrica solid body in termini di concezione e progettazione lo dovremmo però alla Les Paul stessa, entrata nel mercato un po' di anni dopo, nel 1954, ma frutto di un esperimento risalente al 1940 a opera del suo padre, ovvero Les Paul stesso, che in un sabato pomeriggio nella fabbrica in cui lavorava, allora la fabbrica Epiphone, decise di tagliare una chitarra ricavando soltanto un tronco centrale. Ricordiamo che ai tempi le chitarre erano di più tradizionale concezione, con la cassa quindi vuota all'interno. Perché Les Paul fu portato a fare questo esperimento cannibalizzando la sua chitarra? Principalmente per rispondere a un grosso limite delle chitarre di quei tempi, ovvero la facile propensione al feedback, quindi a quel disturbo e a quel fischio che si genera quando si alza particolarmente il volume, causato dalle... Questo rappresentava un tedioso limite per i musicisti di allora che, in occasione di concerti, si vedevano spesso sovrastati nei volumi da altri strumenti, in quanto potevano azzardare fino a un certo punto con la manopola del volume. Tagliando quindi la chitarra e creando questo tronco centrale, che provvedette poi a riempire, Les Paul si rese conto di come questo problema veniva risolto. Questo suo prototipo, sicuramente molto sgraziato, passerà alla storia come The Log, e Les Paul stesso ottenne il poco lusinghiero aggettivo di ragazzo con il manico da scopa. C'è da dire che come progetto era particolarmente avanti coi tempi e per questo non fu concepito in un primo momento. Il prototipo The Log venne presentato quindi ai piani alti della Gibson nel 1946 da Les Paul stesso, ma solo 10 anni dopo, nell'effettivo, questo modello portò a una presa di decisione da parte dell'azienda. Si rese solo conto dopo la Gibson, seguito all'uscita della Telecaster, che questa era un'esigenza concreta da parte dei musicisti e che affrontava un problema diffusamente sentito. Ricordiamo del resto che tra Fender e Gibson, Gibson ha sempre avuto un'impronta più tradizionalista, rifacente quindi a un concetto di liuteria tradizionale, in cui la qualità e il singolo esemplare avevano la priorità confronto a un approccio più industriale su larga scala di Leo Fender. Al netto di questo, Les Paul riuscì comunque a ottenere l'attenzione di Gibson, che iniziò a produrre l'omonimo modello, corrispondendo per 5 anni a Les Paul un 5% di royalty su ogni esemplare venduto. La Les Paul originaria è un po' diversa a suo modo da quella a cui siamo abituati e che è entrata nell'immaginario collettivo. Il modello originario infatti prevedeva una cordiera fissata al fondo del body, i pick-up erano ancora dei single coil.
si arrivò al rivoluzionario concetto di humbucker soltanto qualche anno dopo per mezzo dell'ingegnere Seth Lover, che concepì questo pick-up facendo un enorme passo avanti nella risoluzione dei fischi, dei feedback e dei disturbi del suono. Les Paul fece la fortuna quindi sul suo omonimo modello di chitarra, ma non solo. Non tutti forse ricordano infatti che Les Paul fu anche pioniere di una delle più grandi trovate del secolo scorso, ovvero la registrazione multitraccia. Fu infatti lui a progettare un primo banco multitraccia di registrazione a 8 tracce, che permetteva quindi di registrare contemporaneamente una serie di timbri diversi, sovrapponendoli e aggiungendo quindi a una ricchezza timbrica sonora fino ad allora sconosciuta. Guadagnandosi così un altro appellativo, questa volta più lusinghiero, di Les Paul e le sue 100 chitarre. Ricordiamo infatti che Les Paul, confronto alle Fender, ebbe una carriera da chitarrista a tutto tondo e con dei riconoscimenti. Talvolta accompagnato alla voce dalla moglie, incise alcuni successi, tra cui forse il più grande How High the Moon, pubblicata nel 1951, è rimasta in prima posizione nella classifica musicale americana per 9 settimane. La sua creatura tuttavia si evolverà in una rassegna di sound, evoluzioni sonore che andranno ben oltre l'immaginario di Les Paul. Da qui, nei decenni, il marchio di fabbrica Les Paul inizia a prendere forma, in numerosi sound abbiamo detto, ma con degli elementi comuni. Quando si parla di Les Paul parliamo sempre di un suono molto caldo, avvolgente, improntato soprattutto sulle medio-basse frequenze, per via anche dei legni utilizzati, principalmente il Mogano, che stimolano particolarmente questo tipo di frequenze. Un suono morbido con tanto sustain che permette di fare delle note molto lunghe, e possiamo dire quindi agli antipodi dell'approccio Fender, che verte invece su un suono molto più cristallino, talvolta acuto, e definito sulle medio-alte frequenze. Questo dualismo possiamo dire che caratterizza l'intera storia del rock, e da qui l'eterna disputa tra fenderisti e gibsoniani, su cui mai si riuscirà a trovare una verità assoluta. Ho sempre apprezzato attribuire alla Les Paul un suono più distorto, quanto meno più crunch, e a Fender la gestione di un sound più pulito. In ogni caso, avviso, la smentita è dietro l'angolo, quindi questo è un parere assolutamente soggettivo. Innumerevoli gli artisti associati alla Les Paul, di cui non voglio fare un elenco storico e né esaustivo, ma semplicemente menzionare una manciata di quelli che più apprezzo e in cui più mi riconosco nel sound. Innumerevoli sono le copie della Les Paul, più o meno reinterpretate. Tra i principali marchi che si occupano di copie Les Paul, nominiamo sicuramente Epiphone, Greg Bennett, Ibanez, Cort. La vintage di cui parliamo oggi si colloca quindi tra le copie, le repliche fedeli al concetto Les Paul originale, senza particolari modifiche e reinterpretazioni, con un rapporto qualità-prezzo tra i migliori dell'ultimo decennio. Potrete sicuramente riscontrare numerose conversazioni nei forum in cui vengono decantate le vintage in quanto a genuinità e qualità. Questa Les Paul in particolare vuole essere una sorta di libera interpretazione alla signature di Slash, con un piacevole top fiammato e un mogano pieno massello. Di prim'ordine il comparto elettronico, con due pick-up Seymour Duncan, di cui un Alnico 2 Pro, sempre utilizzato da Slash, al manico, e un classicissimo Seymour Duncan JB al ponte.
meccaniche manco a dirlo Wilkinson, e Mogano Massello per un peso totale da vera Les Paul, 4,5 kg. Con questa chitarra finisce per ora la mia intera collezione di Guitar Collection, era infatti l'ultima che avevo da affrontare tra tutti i miei strumenti. La Guitar Collection quindi per il momento termina qui in attesa di qualche new entry che in verità non ho in programma nel breve termine. Per compensare questo ho deciso su qualche recente richiesta di affrontare nelle puntate successive la mia collezione di ampli con qualche sorpresa in ambito vintage che potete vedere qua dietro e che non tarderemo ad affrontare. Se ti piace questa rubrica non dimenticare di mettere un like, di iscriverti al canale e di commentare con i tuoi gusti e preferenze. A presto!